Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati al nostro appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Iniziamo subito dalla Serie A di calcio. Si è giocata una giornata molto importante perché prevedeva due big match, ma andiamo con ordine. La giornata è iniziata con l'Inter che ha battuto per 2-1 il Venezia a San Siro. Una partita molto difficile per la squadra nerazzurra che si è trovata in svantaggio sulla prima vera azione dei lagunari con il gol segnato da Thomas Henry. L'Inter però è riuscita a ribaltare il risultato con il gol di Barella e soprattutto il colpo di testa di Edin Dzeko al 90° minuto. Una vittoria molto importante perché gli ha permesso di allungare sulle inseguitrici. Il primo match di giornata è stato Lazio-Atalanta. Un'Atalanta che è arrivata con molte defezioni a causa del Covid, degli infortuni e delle squalifiche, ma che è uscita dall'Olimpico con un punto. Infatti la partita è terminata sul risultato di 0-0. Le emozioni non sono state molte, anche perché i bergamaschi hanno pensato maggiormente a difendersi. Nella giornata di domenica, invece, sono arrivate le nette vittorie della Napoli, 4-1 nel derby campano contro la Salernitana. Una Salernitana che ci ha provato. Dopo essere andata sotto 1-0, è riuscita a trovare il gol del pareggio, ma successivamente un calcio di rigore a fine primo tempo ha ribaltato la situazione e nel secondo tempo sono arrivati altri due gol dei napoletani. Il secondo big match di giornata invece è terminato 0-0 e la partita era Milan-Juventus. Una partita molto attesa per entrambe le squadre, in quanto il Milan non voleva perdere il passo rispetto all'Inter, mentre la Juventus voleva accorciare le distanze verso la vetta della classifica. Un 0-1-0-0 che è stato più che altro figlio della paura, con pochissimi tiri in porta, da segnalare solo una conclusione di Leao ben parata dal portiere juventino Szczęsny e un'occasione al 90° minuto per il Milan che però non è riuscito a concretizzarla ed arrivare al tiro. Vittoria importante anche per la Roma, che ad Empoli ha fatto suo il risultato con un netto 4-2. Una Roma che dopo essere andata in vantaggio 1-0 nei primi minuti, intorno alla mezz'ora è completamente esplosa, segnando 3 gol in soli 5 minuti. L'Empoli così si è trovato a fine primo tempo sotto per 4-0. Nel secondo tempo, comunque ci ha provato la squadra azzurra. È riuscita a segnare due gol, ma senza mai riaprire davvero il discorso partita. Passiamo ora allo sci. Si è infatti disputata la prova di Cortina d'Ampezzo per lo sci al femminile. Nella discesa libera è arrivata l'ennesima strabiliante vittoria di Sofia Goggia, la sesta nella sua stagione su 7 prove disputate. Una discesa molto difficile, in quanto la partenza era stata accorciata, dato che soffiava vento molto forte in quota. Una Goggia che però purtroppo nella prova del giorno successivo, cioè il Super G, ha fatto una brutta caduta e ha subito una parziale lesione del menisco. Quindi è in dubbio la sua presenza per le Olimpiadi invernali che si disputeranno a Pechino. Per l'Italia è stata una beffa seguita da una gioia, perché la prova di Super G è stata vinta sempre da un'italiana, la bergamasca Curtoni. Arrivano invece grandi notizie dal tennis maschile. Infatti, all'Australian Open, la prova Slam che si sta disputando in Australia, ha visto raggiungere i quarti di finale per i nostri due atleti di punta, per Matteo Berrettini, che ha battuto in 3 set lo spagnolo Carreño Busta, e per l'altoatesino Jannik Sinner, che ha battuto anche lui in 3 set il padrone di casa de Minaur. È la prima volta dopo 31 anni che un italiano arriva ai quarti di finale dell'Australian Open e soprattutto erano 49 anni che i due italiani non si presentassero nello stesso torneo ai quarti di finale. L'Italia che può festeggiare anche i quarti di finale in doppio, sempre maschile, per la coppia Bolelli-Fognini. Ora non ci resta che tifare i nostri ragazzi che nei prossimi giorni se la vedranno contro il francese Gaël Monfils per Matteo Berrettini e contro il vincente tra Jannik
il numero 20 al mondo Taylor Fritz e il numero 4 al mondo Tsitsipas per il nostro Jannik Sinner. Per questa settimana è tutto, amici di Un Sorriso in Più. Ci vediamo settimana prossima. Vi ricordo che il campionato di Serie A è fermo, infatti ci sarà la pausa per le nazionali, mentre attendiamo con trepidazione l'esito dell'Australian Open. Ciao a tutti!